Uff, abbiamo finito una grande e spettacolare avventura. Siamo stati a 2020 metri sopra il livello del mare, dove nasce il fiume più lungo d'Italia, il Po. Il Pian del Re è una località montana in alta Valle Po, delle Alpi Cozie, in provincia di Cuneo, nel comune di Crissolo. L'area del Pian del Re si trova all'interno del Parco del Monviso. Uff, hemos terminado una gran y espectacular aventura. Hemos estado a 2020 metros sobre el nivel del mar, donde nace el río más largo de Italia, el Po. El Pian del Re, una localidad de montaña en el alto valle del Po, Alpi Cozie, en la provincia de Cuneo, en el municipio de Crissolo. Il Monviso, detto il Re di Pietra, alto 3.841 metri, ai suoi piedi la sorgente del Po, dal 2013 patrimonio dell'UNESCO, dal 2016 fa parte del Parco Naturale, è la vetta più alta delle Alpi Cozie, è un'area naturale protetta, area escursionistica. Da Pian del Re partono una serie di sentieri, salite in bicicletta. Pian del Re è stato due volte all'arrivo di tappa del Giro d'Italia. L'area del Pian del Re sta all'interno del Parco del Monviso. Il Monviso è chiamato il Re di Pietra. Tiene un'altura di 3.841 metri. A sus pies, el nacimiento del Po. Desde el 2013, patrimonio de la UNESCO y desde el 2016, forma parte del Parque Natural. Es el pico más alto de los Alpes Cozie. Es un área natural protegida con diversas rutas de senderismo y ascensiones ciclísticas. El Pian del Re fue dos veces el final de etapa del Giro de Italia. Il nome Monviso deriva dal latino che significa montagna ben visibile. Il Monviso, guardandolo dalla pianura padana con la sua forma piramidale, erge imponente quasi dal nulla, rendendolo visibile e riconoscibile anche da grandi distanze. El nombre Monviso deriva del latín, significa montaña claramente visible. El Monviso, mirándolo desde la pianura padana, con su forma piramidal, surge imponente casi de la nada, haciendo que sea visible y reconocible incluso desde grandes distancias. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!